Di nuovo insieme a Caffè Sport, durante la fascia pubblicitaria Bobo ha elaborato la sua richiesta. Allora, come premio per se fai una tripletta domenica al Massa Martana, che cosa vuoi dal patron Cancellotti in stile Vieri? Non ti toccare che era inquadrato, vai. Direi che una cassa di champagne può andare bene. Una cassa di champagne? Sì, da condividere. Da condividere con la squadra, ah, ovviamente, beh, possibilmente fuori regione, quindi... io direi te la sei cavata con poco. Buonasera Francesco. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Una cassa di champagne per una tripletta al Massa, l'accendiamo? Vabbè, fino alla cassa di champagne ci arriviamo, dai. La Ferrari era un po' troppo, ma la cassa di champagne... No, non mi accontento di meno, presto. Sarà anche un'occasione per andare da qualche parte, come abbiamo fatto l'anno scorso. E abbiamo infatti un'immagine, ecco, che ti ritrae proprio... Ma tanto, devi sapere, Nicola, che... le loro fidanzate, mogli, con me ce li mandano tranquillamente, capito? Che sanno che sono un ragazzo serio, che li porta a letto presto, quindi sono, con me sono in buone mani. E infatti qui vedo che stavi dando la colazione a Mattia, no? Gli stavi dando un succo di frutta alla pera, qui. Come fa il buon padre di famiglia. Certo, insomma. Vuoi dire qualcos'altro al presidente, Bobo? No. Sono a posto. Senti, hai visto però che serietà anche nello scherzo, insomma, io al campo vado comunque, la domenica vado, credo che sia un po' un giocatore modello, no? Un esempio per tutti. Ma sì, sicuramente, Bobo è un appassionato vero per questo sport, quindi gioca e lo fa, spero che lo fa con passione, con un grosso attaccamento alla squadra e questo a noi fa molto piacere e siamo anche contenti che stia in questi anni, insomma, esprimendo forse il suo miglior calcio di sempre. Siamo molto, molto contenti. Però c'è una festa promozione in Riviera lo scorso anno dopo la vittoria dei playoff che è passata alla storia, tanto che addirittura qualcuno di loro, ho avuto modo di sentirlo dalla viva voce, non mi ricordo se fosse Mattia, io per questa società con un presidente così giocherei anche gratis. Era virgolettato, gratis. Infatti noi queste battute le registriamo e poi dopo che per queste cose è terribile. Però registra tutto e poi il momento di... Abbiamo un'altra foto, qui vorrei sapere però che ora era e che cosa bevevate in questa circostanza. Non so se hai modo di vederla. Questa, però questa ancora non era il clou della serata, la serata è venuta dopo, perché su bicchierino qua andava molto meglio con le sciabolate, la sciabolata. E guarda, fra l'altro potremmo anche ripescare una sciabolata di Andrea Battaglini proprio per gli auguri di Natale, attenzione perché abbiamo anche questo in serbo. Sapevi che Andrea Battaglini è un prestigiatore nato, fra l'altro? No, ma stasera sto vedendo che più una squadra dei calciatori c'è una squadra di gente che fa teatro, insomma. Quindi mi fa piacere. Allora magari per quest'estate una serata all'interno... Magari... Molto, molto carino organizzarla, sì, sicuramente. Potrei... Le imitazioni me la cavo male neanche io. Tipo potresti farci in diretta? Ma no, lui è più visivo, bisogna vederlo. Tipo ce la prenotiamo intanto, tipo? Allora c'è Taffini... che adesso è Ellera, c'è Elvino che è il nostro dirigente e poi anche il mister Guastalvino che è la new entry, bellissima. Cioè Francesco imita il mister? Sì, bellissimo. Devi farci la voce Francesco in diretta, vogliamo sentire se la fai meglio di Federico gesti, Cenerini. Sui gesti, però proviamo con la voce. La voce del mister non mi viene in granché, non mi viene un po' c'è dietro, palle. Al 3, a 4, non si riesce a capire ogni tanto. È un pochino del discorso il mister. Ti è piaciuto però nello scherzo? Che voto gli dai al mister nello scherzo? 10, a tutti 10, veramente. Come prova di recitazione. Perfetto, allora lancio un messaggio finale in vista di domenica ai tuoi ragazzi, così ti salutiamo. Forza ragazzi, domenica 3 punti sono fondamentali, dopo si va a festeggiare di nuovo in Riviera. Beh, direi che l'hai caricato abbastanza bene, anche Alessio Nofri prova un recupero lampo, ha detto proprio per... Guarda, se vuoi viene via anche Ale, ha detto, se vuoi 10 minuti li fa anche Ale. Va bene, volentieri.
Grazie a Francesco Cancellotti, resta con noi perché ora ci proiettiamo in ottica 4 marzo, elezioni domenica prossima, elezioni viste in modo particolare da chi? Da Alessandro.